Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del nuovo regolamento ENAC che ormai è alle porte. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dal 15 dicembre entrerà in vigore il nuovo regolamento ENAC, cioè quello transitorio che ci porterà fino al 1 giugno 2020, dove entrerà in vigore quello europeo definitivo. Quindi in questa fase transitoria, che partirà appunto dal 15 dicembre, avremo un po' di mesi di tempo per adeguare noi stessi e i nostri droni al nuovo regolamento transitorio ENAC, per poi arrivare appunto a quello definitivo europeo. Ma tutto questo cosa comporta? Comporta svariate spese economiche, soprattutto per chi ha droni sopra i 250 grammi. Ma andiamo un passo alla volta. Allora, per i droni sotto i 250 grammi, per intenderci questo piccolo Tello o il nuovo Mavic Mini, per questi droni non bisogna fare assolutamente niente, né registrare il drone, né avere un'assicurazione, però se poi uno la vuole avere tanto meglio, non bisogna fare attestati, quindi si acquista il drone e si può volare in libertà burocratiche, diciamo, ovviamente rispettando però le regole di volo che in questo video non vi sto a descrivere. Comunque, rispettando il regolamento di volo di questa fascia di peso, si può volare a livello burocratico in libertà. Da 250 grammi in su, cioè fino a qua niente, da qua in poi il delirio. Perché cosa dovremo fare? Dovremo innanzitutto registrarci al sito di Flight, e sembra che ci sarà una tassa di registrazione al sito, questo per pagare le spese di gestione del sito. Bello. Poi, non contenti, droni tipo questo, Apsanzino, tipo Fimi X8, tipo Autelivo, tipo DJI Mavic, tipo Mavic Air, tutti questi droni, o DJI Spark, tutti questi droni dovranno essere registrati, tutti questi droni dovranno essere registrati, e per pilotarli ci vorrà comunque un attestato di volo. Poi sapete che sotto i 500 grammi dovrebbe esserci un corso e un test unico, mentre per i droni tipo questo, tipo Autelivo, tipo Fimi X8, tipo DJI Mavic Pro, per i droni sopra i 500 grammi ci sarà un corso e un test doppio, mentre per un Parrot Anafi o Mavic Air ci sarà un corso singolo e un test singolo. Ma tutto questo pagando comunque la tassa di registrazione del drone, cioè avremo la tassa di registrazione al sito, che dovrebbe essere intorno ai 20 euro, e quella si paga per registrarsi al sito di Flight. Dopodiché dovremo in teoria pagare 5 euro a drone per quanto riguarda la registrazione dei nostri droni. Quindi in questo caso supponiamo che io debba registrare i miei droni che ho attualmente, questo non lo registro, questo non lo registro, questo non lo registro, registro questo, quindi sono 5, 10, 15, 20, sono 20 euro più i 20 di iscrizione al sito, quindi sono 20 più 20, 40, cioè solo da me ENAC si accaparrerà 40 euro, ok? Quindi moltiplichiamo. Chi ne ha, magari ne ha solo uno, chi magari ne ha due, chi magari ne ha tre, o chi magari ne ha anche più di me, perché c'è anche chi ne ha più di me. Quindi moltiplicate e fate voi i conti di quanti soldi entreranno nelle casse di ENAC. E poi magari mi sento anche dire che non è stato fatto per un discorso economico, vero? Ma la cosa interessante è anche un'altra, che in ENAC, in questa fase transitoria, per quanto riguarda i droni sotto i 250 grammi, cioè Mavic Mini o addirittura un DJI Tello, per chi lo usa a scopo professionale dovrà comunque registrare il drone e avere un attestato, cioè per usare questo bisognerà avere un attestato e registrare il drone per chi lo usa a scopo professionale. Vero? Ma stiamo scherzando? Cioè, ENAC, sei proprio bella, cose incredibili secondo me. Mentre per chi usa questa fascia di droni a scopo ricreativo non deve fare assolutamente niente. Ovviamente poi in questa fascia di droni qua, quella che vi dicevo prima, in cui bisogna registrarli, fare corsi e via dicendo, bisogna avere anche l'assicurazione obbligatoria, quindi c'è da sommare anche quella, che però potrebbe essere l'unica cosa secondo me che può avere un po' di senso, perché comunque l'assicurazione con droni di questo genere potrebbe essere comunque una cosa
cosa che viene utile a qualcuno quando succede qualcosa. Poi vi lascio qua sopra nelle schede, non mi ricordo mai da che parte sono, destra e sinistra, il video che avevo fatto io sulla mia assicurazione, che è un'assicurazione da capo famiglia che comunque andava a coprire i danni causati da un mio drone, quindi un'assicurazione che non costava tantissimo e che oltre ai droni copriva un sacco di altre cose, quindi per chi magari già ce l'ha può valutare se con il suo assicuratore se l'assicurazione copre o meno i droni e via dicendo. Comunque vi lascio sopra qua nelle schede il video che avevo fatto al riguardo. Una cosa che mi fa molto specie in tutto questo, a parte il discorso economico sconvolgente in cui Enac porterà a casa un sacco di soldi in tutto questo, è questo. Perché praticamente sembra ovviamente un regolamento fatto ad hoc per il Mavic Mini, o meglio il Mavic Mini è stato fatto ad hoc per il regolamento, o comunque una cosa fatta diciamo molto in cooperazione tra il Comitato Europeo delle regole sui droni che DJI. Casualmente è stata fatta una soglia di peso di 250 grammi, dove nessun altro costruttore sarebbe mai stato in grado attualmente, anche penso a breve termine, di creare un drone sotto i 250 grammi con caratteristiche così. Solo DJI era in grado di farlo, infatti l'ha fatto, e questa cosa sembra proprio una cosa fatta in cui DJI si sia accordata con chi di dovere, magari in maniera molto convincente, su come creare il nuovo regolamento europeo e su che limite porre sul peso minimo per avere un drone per volare in libertà, o meglio con più libertà, non in totale libertà, con più libertà e soprattutto senza menate burocratiche. Quindi casualmente DJI è riuscito a fare un drone sotto i 250 grammi. Se voi calcolate che questo drone è uscito adesso, calcoliamo quanto tempo DJI ci avrà messo comunque per progettarlo, per testarlo, per produrlo, cioè tutta la lavorazione che c'è stata dal primo giorno in cui ha deciso di fare questo drone ad oggi. Quindi c'è da andare indietro, secondo me, di tanto, e DJI adesso casualmente ce l'aveva pronto, quindi in accordo con chi di dovere DJI sapeva con molto 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 anticipo come sarebbe stato il regolamento europeo definitivo, quindi è partita con largo anticipo su tutti i concorrenti, probabilmente ha dettato anche delle direttive su cosa avrebbe voluto sui droni sotto i 250 grammi, perché sapeva che solo lei sarebbe stata in grado di farlo. E poi, partendo con largo anticipo, perché sapeva in anticipo, quindi ha potuto progettare, sperimentare, produrre un drone di questo tipo che non esisteva e tuttora non esiste per nessun altro, solo per DJI, ovviamente fa capire che c'è stata molta collaborazione tra DJI e chi di dovere dal punto di vista dei regolamenti europei. Comunque, chiuso questo discorso, a questo punto tanti mi chiedono: ma con che drone posso acquistare, ma che drone voglio acquistare, ma va meglio un Fimix 8, va meglio questo? Ragazzi, se vogliamo volare ogni tanto e non siamo dei super fanatici del volo, nel senso che non è che ci teniamo a volare un giorno sì un giorno no, voliamo tipo una volta al mese, e non vogliamo avere menate con le cose burocratiche, non vogliamo avere storie nel frangere la legge, tutto quello che vogliamo, ragazzi, è inutile dirlo, è rimasto lui. Cioè si acquista lui, si fanno video più che buoni, si vola in sicurezza, non si infrange nessuna legge, se lo si acquista in modalità CE non si infrange proprio nessuna legge, neanche quella diciamo delle telecomunicazioni, quindi nessuna legge viene infranta e vogliamo tranquilli. Però è ancora una volta a dire: DJI, hai vinto ancora tu, sei il numero uno dei droni e sei il numero uno nelle vendite dei droni sotto i 250 grammi, per forza ci sei solo tu e solo tu sei partita prima di tutti gli altri, probabilmente nessun altro, non so se ci arriverà a breve, ma non credo. Comunque, da ammirare DJI che è riuscito a fare questo, però sicuramente aiutato in una collaborazione con il Comitato Europeo sulla regolamentazione dei droni, secondo me. Mentre per chi vuole acquistare questi droni su questa fascia, compreso Paro Tanafi o Mavic Air, deve pensare se gli interessa fare il corso test online, gli interessa registrarlo, gli interessa tirare fuori i soldi per registrarlo e via dicendo,
o se dice vabbè, a me non me ne frega niente, volo senza fare niente, quindi mi compro un bel Fimi X8 che comunque ha caratteristiche nettamente superiori al Mavic Mini dal punto di vista video, dal punto di vista del volo, dal punto di vista di un sacco di cose, perché comunque stiamo parlando di un drone che pesa quasi tre volte questo, quindi deve valutare un po' cosa vuole, però queste sono le direttive. Quindi il 15 dicembre parte il nuovo regolamento ENAC, quello transitorio, che ci porterà fino al 1° giugno 2020, dove entrerà in vigore quello europeo. In questa fase transitoria avremo tempo dal 15 dicembre fino al 1° di marzo per registrare i nostri droni, fare i nostri corsi e test online per pilotare questi tipi di droni, o non fare assolutamente niente se vogliamo usare questo, questo o questo. Se però siamo piloti che usano droni a livello ricreativo, se siamo invece piloti che li usano a scopo lavorativo, allora anche questi piccoli droni dovranno essere registrati, fare corsi online, vi dicendo, sempre entro il 1° di marzo. Speriamo almeno che ENAC, quando entrerà in vigore poi il 1° di giugno, quello europeo, valgano i corsi fatti prima, perché non ci sarebbe veramente una cosa più triste che poi trovarsi a rifare ancora tutto da capo, perché quello che ha fatto ENAC fino a quel momento per diciamo il regolamento europeo non è valido. Quindi supponiamo che dal 1° di giugno tutto quello che abbiamo fatto a livello di corsi, test non sia valido, è facile che magari dobbiamo anche rifare tutto da capo, cioè non mi sorprenderei, siamo in Italia, quindi non mi sorprenderei. Un'altra cosa che mi sono chiesto per quanto riguarda la registrazione dei droni, oltre a pagare gli ipotetici 5 euro che si andranno a pagare, quando io avrò registrato tipo l'app Sanzino, poi decido di venderlo, cosa devo fare, visto che comunque verrà dato, il drone verrà registrato e verrà registrato con una specie di targa, e questa targa ovviamente è intestata a me, quindi Andrea Montanari avrà una targa per il suo app Sanzino. Quando io vado a venderlo, cosa devo fare? Devo fare un trapasso tipo quello di una macchina, di una moto? Quindi non posso più vendere liberamente il mio drone perché è targato. Quindi cosa dovrò fare? Tirare fuori altri soldi per fare il trapasso? Boh. Perché comunque il mercato dei droni usati è un mercato importante, perché tanti magari acquistano un drone, poi lo rivendono, poi magari lo utilizzano solo un periodo, poi ne vogliono prendere un altro, quindi è un mercato molto in fermento quello dei droni usati. Cosa si farà? Boh, nessuno dice niente, quindi io registrerò questo drone e poi me lo devo tenere per tutta la vita? O dovrò fare una cosa ancora burocratica col passaggio e via dicendo, dove magari mi chiedono altri 5-10 euro? Magari 20, boh, non lo so, e cosa devo fare? Cioè, che casino viene fuori per vendere un cacchio di drone? Cioè, un drone che adesso costa 200 euro, se io lo voglio vendere, che ne so, a 100, cosa dovrò fare? Boh, non lo so ragazzi, mi sembra veramente inquietante tutto. L'unica cosa che apprezzo è l'unica cosa che riesco a comprendere, soprattutto per i droni importanti e pesanti, come possono essere questi tre qua, è l'assicurazione, perché veramente può diventare una cosa pericolosa e magari potrebbe essere una cosa che in un incidente causato da un drone si potrebbe andare a complicarsi veramente la vita. Tutto il resto è noia, veramente noia. Quindi ragazzi, questo è solo un video per farvi capire dal 15 dicembre cosa cambierà dal punto di vista soprattutto economico, cosa bisognerà fare, e questi piccoli dettagli. Non era un video dove vi dovevo spiegare dove si può volare con questo, dove si può volare con questo, dove si può volare con questo, questo no. Era solo un video che poi è la cosa che interessa secondo me a tanti, sapere se questo drone potrà volare in libertà, quindi lo acquistano senza problemi, libertà burocratica è sempre, o se invece devono acquistare un app Sanzino, un Fimix 8, se cosa dovranno fare, quindi registrazione, corsi e via dicendo. Quindi ovviamente questi due droni, tolto il discorso del prezzo che è simile, non sono paragonabili in niente. Uno, non sono paragonabili dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, perché vabbè, due droni completamente diversi. E poi, una volta acquistati, con questo veramente ci si complica tanto la vita. Con questo non ci si complica niente, quindi dipende uno cosa vuole o non vuole fare. Con questo ci si complica la vita, con questo non ci si complica assolutamente la vita.
Quindi dipende da voi cosa volete o non volete da un drone, quanto lo utilizzate. Ovviamente DJI a questo punto ci ha dato la possibilità di avere un'alternativa valida senza spendere niente a livello burocratico e far entrare tanti soldi nelle casse di DJI, però prima tutto questo non c'era, perché fino a un mese fa non esisteva un drone di questo tipo, quindi veramente la scelta era ridotta praticamente a zero. Adesso la scelta è ridotta a un drone, quindi o questo o questi, togliendo questi che comunque sono tra virgolette droni molto più giocattolo, perché comunque non ci permettono di fare riprese video, meno anche se drone super fantastico il DJI Tello, ma per fare video magari anche no. Qua invece abbiamo con il Mavic Mini caratteristiche che ormai sapete tutti, non ve le sto neanche più a dire, importanti, con però una situazione burocratica molto più semplice. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato le mie considerazioni, le mie informazioni dal punto di vista economico di cosa ci costerà il giochino o meglio il nostro giochino droni, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, una novità, un tutorial. Ciao!